Oh, Pio! Quindi sei tu il fumo nero? No, è sta cazzo di sigaretta elettronica. Mi sa se è bruciato il dissipatore. Se ti segnalo il video, love you haters. Se te insulto a gratis, love you haters. Fatti una vita dai su. Ciao schizzetti e benvenuti in A Love You Haters, la serie dove da anni mi diverto a rispondere ai leoncini da tastiera. Ecco, per i nuovi che sono arrivati a sto video per puro caso, in descrizione troverete i link degli episodi precedenti. Oh, ho appena recuperato gli episodi tramite la playlist, ma che voto, oddio, sarebbe questa. Vedete che bella? Detto questo, vi ricordo che c'ho Instagram, guardate che caruccio, ma c'ho pure Facebook, anche se ormai è andata a morire. Permetta una domanda, come ha fatto lei a superare Facebook? Bellissima domanda, e le rispondo nel modo più semplice possibile. A differenza sua, non sono permaloso, quindi permetto alle troie di tutte le età di caricare le proprie foto. Anche nude. Come mai il titolo di oggi riguarda Fortnite? Non per il fatto che quel gioco per me è diventato prima una droga, ma ha risucchiato la vita, poi mi è nata automaticamente sui coglioni quando ho cominciato a perdere partite su partite. No! Il titolo di oggi è per colpa di un bimbo minchia mangia Nutella che... Avvicinatevi. Che mi ha insultato su Fortnite, ma ve spiego dopo. Si musuchi, sin amico. Iniziamo. Il primo cucciolo di uomo mi scrisse un giorno. Ero tutto beato lì a guardarmi Netflix mentre mi toglievo i rimasugli di lana fra le palle. E all'improvviso mi arriva una notifica. Gesù, ti prego, fa che non sia un commento di un bimbo minchia. E mi scrive... Eccone un altro che per fare visual facili si butta a fare le cose che vanno di moda. Da notare la coerenza, mi dice che quando fai cose che vanno di moda, ma questo c'è il personaggio di Fortnite come avatar. Proprio come Fortinite! Fortinite! Vero stronzetto? Mo sono mangiato tipo un'era del ghetto che fa stronzetto? Hanna capito, annaga. Poi, views facili, voglio vedere a che canale è iscritto, torno subito. Ma chi l'avrebbe mai detto? Siete pronti, bambini? Cantiamola insieme! Fa tanto rima con partenza, è coerenza, è proprio lei. Prima di scrivere, ascolta e pensa, o te Pio a calci in panza. Family friendly, Pio non sa cos'è. Yatta! Il secondo, mo sono ritrovato sotto una vecchia live, e me sa che è parente di quello di prima. Guardate che scrive, eh? Sai che ti dico... Vaffan... Ma che è una mucca? Mi fai scappare le parole brutte. Che è un cane che scappa. Prima ti seguivo perché mi facevi ridere. Ora fai solo video e live per fare soldi. Gattetto. Sei patetico e tolgo l'iscrizione. Addio. Da notare che come immagine della vado lascia. Fumo. Canne. Canne. Amala. Troia. Sventrala. Piscio in bocca. Droga. Piscio in testa. I nuovi talenti del futuro, regà. Palencesso nel centro commerciale. Pieno di scritte e rumoroso. Anche se sicuramente al cesso c'ha più talento di sto coso. Anzi, prova a sentì. Sentite? Eh? E ovviamente la colpa è vostra, non sua. Siete peggio di me di quella volta che ho fatto l'Ice Bucket Challenge. Nomino Valentina Nappi, così la faccio bagna tutta. Poi i Gremlins e Sawyer di Lost. Il terzo arriva direttamente da Facebook ed è riuscito a farmi sbroccare nella maniera più brutta possibile. Ovvero? Ciao, mi fai un favore? Ciao! Ehi, rispondo! Rispondi! Per piacere mi rispondi! Ti volevo chiedere una cosa! Mi sponsorizzi per favore? Ho un canale da 5.000 iscritti! Quando puoi rispondimi! Per favore rispondimi! Rispondi, lo so che sei online! Mi aiuti a crescere! Un calcio in bocca, mi dà che niente! Anna certa, ho sbroccato, gli ho detto hai sguainato il cazzo! Se non rispondo significa che ho da fare, infatti stavo al lavoro. Ma poi che so, a Caritas, a me mi aiuta nessuno, ti aiuta a tutti, ma stiamo a capire. Qua mi ha fatto sbroccare ancora di più quando mi ha risposto con ok, scusa il disturbo, ma volevo solo sapere se condividi il canale, ti prego.
Stesso giorno me ne capita un altro che mi sa che si sono messi d'accordo. Non c'è limite allo schifo. Sono povero, senza genitori e senza amici. Mi aiuti per favore? Questo è molto più diretto e si chiama Al. Chi sarà? Al Pacino? Al Capone? Alf? Al... Lesbica! Lesbica! Ecco. Questo è stato diretto. Cerca di far valere le sue ragioni con un semplice commento, ovvero... Oronzo. Io so Pierino, so Gagliardo e so Carino. Tu te chiami Oronzo che fa rima co... La volta scorsa era Tronzo. Se vi siete persi il video, cliccate mascherina e invece porta. Mo' invece a questo episodio è Oronzo. Se tutto va bene... Prossimo episodio è Ronzo. Nel dubbio, a Soreta. E il commento più importante. Quello che aspettavano tutti ormai. Quello che ha dato il titolo a questo episodio. Sto tizio merita tutto. Avessi le tube di Falloppio, gli farei riempì, così, a go go. Stavo lì a giocare a Fortnite, sapete come si gioca, no? Devi fare kill. E così ho fatto. Ma subito dopo aver fatto una kill, stronzo io che non sono altro, mi arriva un bel messaggio da Facebook. Figlio di puttana. Te voglio bene pure io. Testa di cazzo, frocio, ti scanno, lo giuro. Cuccio lui, e poi ci pu. E chi è il gigiolotto di papà? Ti ammazzo, promesso. Promesso, sei sleale e pessimo. Vergogna di bestia. Come sono un po' incuriosito, sono andato a vedere il profilo e me ne sono accorto che dalla foto era un ragazzino che puzzava ancora del latte, Nesquik e biscotti Plasmon. Quindi sono cominciato a stare al suo gioco. Sono un enigmista, levate proprio. Oh, l'hai promesso, mi offendo. Come mai tutta questa cattiveria, gli ho detto. E lui mi risponde con: sono, ha messo il nick, mi hai appena ammazzato su Fortnite mentre mi curavo ed ero di spalle. Fai schifo, io ti ho segnalato l'account. Per giurare che stava accesso quando mi è arrivato questo messaggio. Voi non potete capire che bello. Infatti io ho scritto: ah 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 ah, mannaggia l'abbazia. Ah ah ah, legge queste cose mentre sto accesso è qualcosa di indescrivibile. Mi sono già innamorato. Muori, muori. Avevo quasi finito. Finito cosa? Poi non si sa. Anch'io ho quasi finito. Ti prego non ti fermare. Stiamo a capire, ga. Ma com'è che quando moro io a Fortnite mi devo star zitto? Quando mi dice quello che ammazzo un altro mi danno rompere i coglioni. Poi non ho ancora capito sto gioco. Atterro io non trovo manco una molletta. Quello invece ancora deve atterrare, già c'hai per giocarmi. Non mi sento un po' piatto per culo. Poi una volta che faccio la kill mi danno pure l'impiagne. I ragazzi del futuro. Questi strani bimbi mi chiamano che... fanno, augurano cancro a percussione, ma che sballo, storie di cuccioli, ma che bei cuccioli, haters, ogni giorno ce n'è una nuova, chi si è iscritto segnalato, haters, fate attenzione, c'è qualcuno sui social che ti spia, non aver paura, avrà 6 anni. Yuhu. Detto ciò, mettete un bel like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi se ancora non siete iscritti e attivate la campanellina così non vi perdete manco un feed. In descrizione i miei social, venitemi a trovare, commentate, condividete, fate tutte quelle cose che insomma servono per campa su YouTube. E... io devo andare. Eight. Non riattaccare, ti prego. So di aver sbagliato. Io tornerò indietro. Tornerò indietro e prenderò ciò che ho dimenticato. Prenderò le sottilette, Kate.